Le maggiori prestazioni sono quelle che ci mettono di fronte anche all'esercizio dei nostri diritti per una piena cittadinanza, cioè saper riempire un modulo, poter, come dire, affrontare agevolmente una circolare ministeriale per, che ne so, qualche operazione da fare o non fare, oppure per esempio le istruzioni per la raccolta della differenziata. Cioè, 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, distinguere le cose che noi buttiamo oggi in secchi diversi e separati non era un problema. Quella è una nuova richiesta sociale che spesso richiede anche una competenza di saper leggere le istruzioni del comune dove si getta la lattina di appunto latta o rispetto alla carta, la carta pulita, la carta sporca, la carta colorata. Cioè, siamo continuamente di fronte alla necessità di fronteggiare sia come destinatari sia come produttori nuove situazioni comunicative. Quindi questo richiede un maggiore dominio, possesso e dominio della parola, perché certe richieste sociali, tipo richieste sociali nel senso anche di godimento dei diritti, per esempio iscrivere un figlio all'università, e non riuscire a districarsi per esempio sulle fasce di reddito. Alla Sapienza a Roma abbiamo un intero ufficio che si chiama CHA, nome CHAO, va bene, che è il centro di accoglienza degli studenti che si immatricolano, soltanto per spiegare loro quali sono le procedure e come vanno riempiti i moduli. È chiaro, questo presuppone il fatto, se la Sapienza spende dei soldi per pagare dei ragazzi, prevalentemente studenti seniores, diciamo, per aiutare alcuni amministrativi nel diffondere le pratiche di scrittura dei moduli, cioè come si riempie un modulo per iscriversi alla Sapienza, beh, insomma, le alternative sono due: o che la Sapienza fa un lavoro a monte di semplificazione di queste procedure, oppure che aiuti quelle che si chiamano le future matricole a districarsi in mezzo a questo ginepraio di procedure che sono a metà operative e a metà linguistico, comunque passano sempre attraverso la lingua. Cioè, oggi tutti facciamo la dichiarazione dei redditi, oggi tutti abbiamo il godimento, finora se ce lo lasciano non sappiamo in futuro, per esempio del Servizio Sanitario Nazionale. Il che vuol dire saper riempire dei moduli se si va in una ASL, fare una richiesta di un documento particolare, cioè tutto questo è molto più complesso oggi rispetto a 50 anni fa. Cioè mio padre negli anni 50 o mio nonno negli anni 20 e 30 sicuramente non avevano queste richieste sociali. Queste richieste sociali di solito marciano in parallelo all'allargamento dei diritti, e quindi uno di questi diritti è anche il diritto linguistico.